Sta roba è un trauma. Mi sento soffocare. Marco non sa usare il suo uccello. Vedete ragazzi, queste sono le zampette con le unghiette. No! Infatti guarda, l'ultimo giorno. Questo è Marco ubriaco. La giornata tipica dell'esemplare di coreano medio inizia sulle suavi note delle canzoni più in voga del momento. Soavi note che verranno rimandate almeno 12 volte e sveglieranno l'esemplare circa 45 minuti dopo. Quando l'odore di aglio pervade la casa, significa solo una cosa. È pronta la colazione. Buongiorno, sono le 7:05 di mattina. Io sto per mangiare la tipica colazione coreana, kimchi jjigae col riso e delle uova marce. Se vedete della carta igienica è perché i coreani mangiano con la carta igienica e ecco come si svegliano i coreani. È il profumo della zuppa di kimchi, cavolo fermentato 12 anni in delle vasche di fermentazione. Io sono abituato a un po' di caffè con un muffin o con le gocciole, ragazzi, la mattina. Sta roba è un trauma. Buon appetito. Che buono. Se la zuppa di kimchi è troppo piccante per voi, potete smilunare il piccante con un po' di riso. Ma chi ha di prima mattina i riflessi per riuscire a prendere queste uova che sono... Ok. Sono di uovo un po' marcio. Se fosse pranzo non sarebbe male. I coreani fanno colazione, pranzo e cena sono la stessa roba per loro, mangiano le stesse cose. Senti Anna, ma nella challenge delle 24 ore non c'è scritto che devo finire sta roba, vero? Tu devi vivere da coreano, i coreani la finiscono, quindi oggi la finisci. Beh, direi che questo è abbastanza. Anna, va bene per la challenge? Sì, dai, accetto. Grazie. Per svegliarmi, direi che vado in doccia. Ci vediamo in doccia con un ballettino sensuoso solo per voi. Finita la colazione, inizia ora il rito di bellezzitudine quotidiano. Non so neanche mettermi queste cose eleganti. Allora, ecco fatto, guardate come sono elegantoso. Pronto per andare in ufficio. Oddio, non mi si chiude. No, non far vedere che non si chiude, Anna. Come sei elegante, Marco. Grazie, sembro un coreano medio. Ta-ra-ra. No! Sono bellissime. Sei proprio elegante. Ora è arrivato il momento di prepararci, perché il coreano medio non ci va con la faccia non idratata in ufficio. Non ci va con la faccia senza il fondotinta, con la pelle perfetta in ufficio. No! Prima di incominciare la skincare, io mi immagino proprio il coreano medio che si fa la barba con la pinzetta, perché c'è proprio due peli in croce, capito? Quindi io, cioè, non è un dato certo questo, però io me l'immagino così e quindi mi farò i baffi con la pinzetta. No, sto già sanguinando, Anna! Questa è la barba del coreano medio. Vedete che differenza, cioè proprio, sono proprio rimpolpato, idratato, capite? Proprio una persona nuova, pronta per andare in ufficio. Anzi no, vi do ancora trucca. Ricordatevi che la gente giudica se la vostra pelle non è perfetta. Adesso è arrivato il momento più atteso, il momento della vera trasformazione, quello del cushion. Io ho quello per femmine, perché sono un grande traditore della patria, però sappiate che il coreano medio ha quello per maschi, quindi uguale, ma col packaging nero. Ciak, 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 e lo sparabembi sul viso. Buongiorno, amore! Ah, guardate che anche lui si sta facendo il trucco. Hello. Anche lui si sta preparando per andare al lavoro. Oh, l'amore mio. Che bello che sei. Amore mio. Amore mio. No, ragazzi, mi sta venendo male. Ma il diabete. Amore, buon lavoro. Arriva ora il momento più temuto della giornata.
Una lotta all'ultimo spintone dove solo i più temerari riusciranno a sopravvivere. Prendere la metro durante l'orario di punta. Come ti senti in questo momento? Male, sento che non riesco a respirare, sto avendo una crisi di panico. Sto andando in tilt, ok? Tra poco mi spengo, tipo le capre quando prendono paura e cadono, ecco quali. Mi sento soffocare. La via per andare negli uffici coreani è tempestata di pannocchie, ragazzi. Ecco perché sono tutti così vogliosi di andare in ufficio, vedete? Questi sono gli uffici della mia agenzia. Seguitemi, andiamo a lavorare. Per entrare dobbiamo dare l'ID. Se non ti fanno entrare, che pensano che sei un ladro. L'ufficio in cui io e Anna lavoreremo per le prossime 8 ore, insomma, anzi no, non è vero, scherzavo. Intanto andiamo a farci un caffèrino, che io ho mangiato solo kimchi fino ad adesso, ho bisogno di un po' di caffeina che mi sveglia, che già sto rimbambito da mio. Seguitemi. Benvenuti nella cucina della mia agenzia, vedete? C'è stato anche il pane qua, i cereali. Cosa vuoi, Anna? Io voglio un bel ice americano. Se volete ci sono anche gli sciroppi al caramello, al cacao e questo qui è lo zucchero di canna però liquido, vedete la tecnologia? Mi prenderò un bel cappuccino, quello che avrei dovuto prendermi stamattina. Ciao. Ora siamo pronti per incominciare la giornata. Comincia così la stremante giornata lavorativa del coreano medio. Ore e ore di lavoro ininterrotto, che proprio è una cosa, guarda che... Bene, sono già passati 10 minuti da quando lavoriamo, chiaramente, ma proprio chiaramente, le basi del lavoro, è arrivato il momento di un bel massaggio ai piedi. I tuoi piedi sono stati risucchiati. Ma sono lenti. Comunque, la mia agenzia è veramente il tempio del cazzeggio. Ci vediamo dopo, parlo dopo. Marco è impegnato, è sempre al cellulare, tutto il tempo. Sono un businessman, non vedi che sono in camicia? Bene, è più o meno mezzogiorno e mezza, adesso è già un paio d'ore piene che stiamo lavorando, direi che è arrivato il momento di pranzare. Di solito qui non si ha molto tempo per pranzare e si va giù in basso, c'è tipo un combini. Sapete cosa? Sanno cos'è un combini secondo te? Un combini è tipo un mini market 24 ore e lì dentro vendono anche dei pranzi, insomma, precotti per dipendenti poveracci come me e Anna e che hanno poco tempo per mangiare, insomma. Questo è il tipico pranzo di un impiegato coreano. Tanto per cambiare, non è male, però è piccante. Ho mangiato già piccante a colazione, capite che il mio stomaco oggi probabilmente si ribalterà in 12 pezzi. Si vede che il mio fisico non è abituato. Non fatelo, bambini a casa, non fate i pasti coreani da colazione, neanche a cena. Cioè, non siamo neanche arrivati a cena. Io stasera come sto? Muori stasera, poi c'è, ti aspetta la serata alcol. Non ci credo. Ci sta lo stira camicia verticale qui, cioè nel caso, capito, a pranzo vi si stropiccia la camicia. Me la stirano qua nel combini. Ma è incredibile. Torniamo a lavorare. Marco fa finta di lavorare, lui dovrebbe fare la giornata da coreano, invece sta qui a giocare. Sì, ho capito, ma ti mettono i videogiochi nell'ufficio. Cioè, nel senso, perché devi giocare. Uccello, devi attaccare con l'uccello. Marco non sa usare il suo uccello. Ecco, gliel'ho sparato in faccia. In faccia, uccello. Come se la PlayStation non bastasse per distrarsi, qui c'è anche un'area ping pong.
E lì c'è l'area freccette, ok? Per giocare con le freccette. Non tornerò mai più qui a lavorare, ve lo dico, perché non sono... cioè, non sarei produttivo. Torna a lavorare. Ok. Su, siamo indietro con la schedule. Bene ragazzi, sono le 7 di sera, come vedete fuori si sta facendo buio buio e voi dite è arrivato il momento di andare a casa. No, e no no no, perché il coreano medio dopo la sua giornata d'ufficio va a bere con i colleghi. Sei pronta Anna? Yes, la mia parte preferita. Anna è un'ubriacona. Eccoci qui, siamo davanti all'azienda, ora stiamo andando in una delle tipiche baracche in cui i coreani vanno dopo il lavoro a ubriacarsi. E non solo, ci raggiungerà anche Rossella, la vostra preferita. Anna, fagli vedere un po' com'è questa zona piena di baracche. Rossella è arrivata e non vuole entrare, lei si rifiuta, si rifiuta. La cosa più specialosa di oggi sarà il takpal, che sono le zampe di gallina. Intanto mentre attendiamo da mangiare ci è arrivato il buonissimo soju con la birra. Marco, facci vedere come si agita il soju, come solo tu sai fare. Soju è il tipico alcol coreano, costa pochissimo. Questa roba qui è vodka praticamente, una bottiglia di vodka costa un euro, ok? Bisogna creare un uragano. Sei proprio bravo. Devi concludere così. L'esperto di soju. Ok, io oggi provo le zampe di gallina per la prima volta, ok? Perché mai avrei dovuto provare le zampe di gallina? Vedete ragazzi, queste sono le zampette con le unghiette e... già, no? Mi fa proprio anche schifo guardarla questa cosa. Buttalo giù, buttalo giù. Wow, buono. Il sapore di per sé sa solo di piccante, però a morsicarlo, cioè senti proprio la zampettina della gallina che ti facciamo? Che cinguetta, sì. Senti le ditina che si spostano. È una sensazione orribile che non proverò mai più nella mia vita. L'ho provata per voi, basta. Mangiare la zampa di gallina ti riduce le zampe di gallina, Rossella. Per quello c'è il botto. Il sapore non è male, non sanno di niente, sanno solo di salsa piccante. Però la sensazione è... sto spezzando a metà la zampa della gallina. Ciao, salute! Adesso il coreano medio ha finito la sua cena di lavoro in cui ha bevuto. Adesso che è finita la giornata e siamo con la bocca in fiamme, ubriachi, torniamo a casa perché il coreano medio poi il giorno dopo si alza presto per andare a lavoro. Questo è tutto per questo video, Rossella, ti voglio bene. Guarda quanto ci vogliamo bene. Noi ci vediamo nel prossimo video. Pizza carbonara. La vita da coreano lo uccide proprio. La vita da coreano lo uccide proprio. Infatti guarda, l'ultimo giorno. Questo è Marco ubriaco. Questo è Marco ubriaco. Un quarto di birra. Buonanotte, ciao ciao. Ciao.